E ciao ragazzi, benvenuti al nuovo tutorial. Non sconcentratevi, mi raccomando, che sto facendo equilibrio. Niente, è un casino di tempo che volevo fare questo tutorial, davvero tanto, prima che la quarantena iniziasse. E poi dopo non ho più avuto l'occasione di andare in questo spot, il parcheggione di Forlì, che è uno degli spot, secondo me, più belli delle mie zone. E niente, finisco un po' l'equilibrio qua e poi iniziamo col tutorial. Ed eccoci ragazzi, arrivati nel paradiso del parkour. Oh, ciao ragazzi, questo movimento mi è stato insegnato come backwall. Avrà altri nomi? Non lo so, ma io ve lo insegno come backwall, come mi è stato insegnato a me. Innanzitutto ragazzi, vi consiglio, anche per fare un movimento semplice come il backwall, di riscaldarvi, di riscaldare almeno le vostre articolazioni, come un po' i polsi, le caviglie, le ginocchia e le anche. Quelle sono essenziali. Poi si può iniziare per imparare il movimento. Consigliate un materasso all'inizio, o magari qualcuno che vi possa aiutare, che magari ha già più o meno esperienza nel movimento. Comunque, sedersi, ma non col culo fuori. Il culo deve essere tipo qua, perché tu devi appoggiare sopra il sedere con il muro. Oh, Angelo! C'è un mio amico. Aspettate, dopo spiego. Come dicevo, il backwall non ti devi sedere, ma devi stare abbastanza, ti devi inarcare con la schiena. Così. Intanto, all'inizio magari potete mettere le mani così, intanto che vi sbilanciate. Quando siete già qua, fate scivolare le dita, fate scivolare il sedere, distendete le braccia, da lì qua. Per quanto possa sembrare facile questo movimento, consiglio sempre, se lo dovete imparare, non fate parkour neanche da troppo tempo, vi consiglio di impararlo come tutti i trick che dovreste imparare, molto gradualmente, anche se vi sembra facile di riuscirlo a fare, perché questo movimento, anche facendolo, poi capite il momento giusto per lasciarvi, come tenervi meglio, come rischiare di non cadere, magari fare anche un movimento più veloce. Bisognerebbe imparare a farlo senza mani. Provo una variante che non ho mai provato, cioè che ho provato ma non è riuscita. Provo a fare backwall con una mano e poi girarmi e provare a camminare in avanti dopo averlo fatto. Ci stai, è come pensare un piccolo avvitamento dopo averlo fatto, è divertente. Andiamo a complicare il tutorial, complichiamo il movimento e facciamo l'opposto del movimento che abbiamo imparato, totalmente l'opposto. Non ho minimamente idea di come si chiama questo movimento, io l'ho chiamato front wall, perché è al contrario del back wall, ovvero questo. Allora, per questo movimento vi sembrerà assurdo, ma anche qui dovete saper fare un roll molto bene. Un roll è essenziale perché in realtà questo movimento è un roll, ovvero tu ti prendi con le mani qua, in pratica, facendoti cadere in avanti, devi rotolare sul muro, come per fare un roll. Lo stesso movimento, devi chiudere la testa e far sì che appoggi la spalla, non qua, non devi fare perno in avanti, perché è l'errore più classico che ho visto fare in questo movimento, ovvero appoggiare la spalla e lasciarsi così, ribaltare in avanti, e ti fai male, te lo dico, perché proprio i miei allievi sbagliavano questo nell'imparare a farlo. Quindi rivoltare la spalla verso il dentro. La mano della spalla che appoggia deve avere le dita fuori. Cioè, io mi trovo più semplice così. Invece con quell'altra ti tieni dietro, con questa ti tieni qua e con questa ti tieni qua. Varianti del front wall, non ne conosco molte, però ci sono di sicuro, e inviatemi video se ne trovate anche voi di varianti di questo movimento. Uno che ho trovato è praticamente lo stesso movimento, soltanto che ti fermi un po' sul muro e spingi le gambe in avanti. Un'altra variante è semplicemente
velocizzarlo, magari. Una variante ancora più bella è questa. In pratica metti una mano dietro, la mano sul muro, e non appoggi neanche le spalle, proprio ti ribalti e ti dai la spinta con le mani. Vediamo, guardate. Quasi un front flip, è troppo divertente. Per fare quest'ultimo movimento è essenziale sapere fare il tipo, non so come si chiama, il Castaway Kong, quello che appoggi la pancia, dai il colpo del verme, non so, Kong, questo qua. Questo movimento sono sicuro che è possibile farlo con due mani e senza tenersi neanche col muro. Allora, ovviamente inviatemi il video se riuscite a fare questa sfida, perché a me fa troppo paura farlo con tutte e due le mani e ribaltarsi in avanti e atterrare in piedi. Salvato. Praticamente l'ho fatto il movimento che voglio fare, l'unica cosa che mi fa paura mettere due mani sul muro. Consiglio di provare questo movimento sul materasso all'inizio. Ok, qui vediamo i movimenti che abbiamo fatto prima, quanto sono fattibili in un muro largo come questo, quindi senza avere la possibilità di riuscirti a prendere dietro e quindi di fidarti solamente delle tue dita. È certo che è possibile, c'è da stare solo più attenti. Ci si siede innanzitutto e si fa le cose più gradualmente e vedrete che più o meno è la stessa cosa. Del backwall non cambia molto se l'hai praticato un po', ma del frontwall è più difficile. Ci si stende di pancia. È fattibile anche il frontwall. È un po' più diverso, ma non so se si possono fare tutte le varianti con un muro simile. Credo... Boh? Sì, di sicuro. Sarà più difficile, ovviamente. Comunque, questo era per farvi capire che se un muro è largo c'è da stare più attenti e il movimento cambia. Con questi movimenti, ragazzi, si possono fare un sacco di cose, potete davvero divertirvi. Guardate cosa ho appena trovato, un'altra variante. Ciao. Vi do l'ultima variante del frontwall. Che in realtà non c'entra molto con frontwall, ma semplicemente è l'opposto del frontwall. La risalita del frontwall è questo. In pratica non è che come atterrate dal frontwall dovete risalire subito, dovete fare un piccolo cambiamento. La mano che era così la dovete rigirare dall'esterno, è stesa questa qui. E dal di qua ci si appende e si calcia tra le due mani. È molto di forza questo movimento, ma anche di tecnica. Se lo sai fare bene non fai uno sforzo eccessivo. Lo rifaccio meglio. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione del video. Non sto a ringraziarvi ogni volta di aver guardato il video, però ci tengo a dirvi che se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace. Se non vi è piaciuto tanto il video perché ha qualche difetto, vi iscrivete lo stesso e magari mi commentate cosa si può migliorare. Io quando preparo i video li faccio più veloci possibili, più che fluiscano bene, ma non sempre mi riesce, soprattutto il montaggio. Quindi potete semplicemente commentare quello che non vi è piaciuto, così il prossimo video sarà come piace a te. Bella ragazzi.